Tecnica della scuola, buongiorno, sottosegretario all'istruzione Lucia Azzolina. Tecnica della scuola vorrebbe sapere cosa possiamo sperare per quanto riguarda il sostegno. Allora, sul sostegno innanzitutto sta per concludersi il quarto ciclo del TFA e io sto premendo affinché parta il prima possibile il quinto ciclo. Significherà specializzare altri 14.000 docenti più 7.000 idonei che c'erano dal quarto ciclo, perché le famiglie giustamente chiedono che a scuola i loro figli abbiano insegnanti specializzati. E questo è un primo aspetto. Il secondo aspetto è che una volta che tu specializzi questi docenti, chiaramente devi farli passare di ruolo. Per farli passare di ruolo, nel decreto scuola abbiamo il concorso, sia lo straordinario che l'ordinario, in cui su tutti i posti vacanti disponibili chiaramente faremo le assunzioni. E poi io ho un'altra battaglia che mi rendo conto essere personale, ma tanto personale non è perché poi abbraccia tutti, certo, che è quello di provare nel tempo a trovare le risorse per trasformare parte dell'organico di fatto in organico di diritto, perché lì si annida il grande precariato scolastico, e sul sostegno e sicuramente dobbiamo intervenire, perché ribadiamo, i nostri studenti, lo dico da insegnante di sostegno, hanno il diritto ad avere il meglio, soprattutto se poi ci sono delle difficoltà come quelle che conosciamo. E c'è la volontà nel governo di migliorare la situazione economica e giuridica degli insegnanti? Sì, sicuramente economica, ribadiamo, ci saranno degli aumenti stipendiali. E anche dal punto di vista prettamente giuridico dobbiamo rivedere un po' il CCNL e lo stesso emendamento che stiamo provando a far passare, e passerà insomma in commissione giustizia. Serve anche lì a dare un segnale sociale, no? Oltre che giuridico, a tutto il paese, dicendo il personale scolastico non si tocca, cioè nel senso che episodi di violenza nei confronti di dirigenti, personale ATA o docenti non sono assolutamente tollerati. Perfetto, grazie, sottosegretario.